io mi attacco a due parole che sono state dette varie volte, monopolio e oligopolio. La struttura monopolistica o oligopolistica, nel senso, sono due nomi in sostanza, Messaggerie Libri e Mondadori, questi sono i due oligopoli, nel senso che controllano per noi editori indipendenti, tolte le autodistribuzioni come Giunti, Rizzoli e compagnia. Per quanto riguarda la distribuzione cosiddetta indipendente, questi due nomi, Mondadori e Messaggerie, controllano il 95% del mercato distributivo. Questo è un dato, questi sono i nomi, sono i personaggi della storia. Questi personaggi della storia cosa fanno? Perché altrimenti tutta la questione poi dei numeri di libri che voi trovate in libreria, il costo della copertina, eccetera, eccetera, dipende da un solo fattore. Il fatto di avere sotto controllo il meccanismo distributivo, come in ogni buon marxista saprà, la struttura di produzione garantisce e obbliga poi una struttura anche culturale di sovrastruttura. Quindi cosa vuol dire? Che tutta la produzione di libri che viene fatta in questo sistema non può che corrispondere al sistema stesso. Così, per esempio, per stare all'interno del meccanismo di sfruttamento che queste due strutture creano rispetto a noi, rispetto a voi lettori che comprate i libri, e rispetto all'intera catena dei librai, è il fatto che queste due entità, insieme poi anche a Feltrinelli, che fa da sponda, da combinazione con, in particolar modo, con Messaggerie, oltre a controllare l'aspetto distributivo, cioè lo spostamento del libro da un magazzino verso una libreria, queste entità controllano anche la libreria in cui vi vendono il libro e a monte sono essi stessi case editrici. Quindi l'oligopolio distributivo è anche un oligopolio o un monopolio di tipo produttivo. Dentro questa macchina trita tutto ci sono gli editori cosiddetti appunto indipendenti, che sono in realtà indipendenti dalla distribuzione che è di queste due entità, che appunto, ripeto, controllano il 95% della struttura. Dentro questo meccanismo ovviamente gli editori indipendenti vengono in qualche modo scremati dalle marginalità del prezzo del libro, perché la maggior parte dei, non so, pagate un libro 20 euro, all'editore, se va bene, ritornano sì e no netti il 5-6% del prezzo del libro, perché una parte va al distributore, una parte va al promotore, una parte va giustamente alle librerie e in questa scontistica la maggior scontistica va alle catene o Amazon, quindi c'è anche un gioco scorretto, perché appunto essendo le librerie dei grandi gruppi ovviamente hanno tendenza a fare maggiori sconti alle Feltrinelli piuttosto che alla libreria indipendente. Per fare un esempio, qui io posso farlo perché non svelo un segreto contrattuale, quando ero con Messaggerie nel contratto Feltrinelli prendeva una scontistica del 47%, mentre una libreria indipendente aveva uno sconto del 32-35% se gli andava bene. Quindi già si giocava con un differenziale di 12% sullo stesso libro tra una catena, quindi Feltrinelli, e una libreria indipendente. Quindi i giochi sono falsati, perché ovviamente coloro che detengono la matrice e il controllo della catena distributiva sono quelli che in qualche modo ci mettono il cappio al collo, cioè ci mettono al mercato distributivo dei libri un cappio al collo che gli editori non siamo riusciti a svincolarci. Per svincolarci ovviamente sì, ci sono le volontà di trovare vie parallele, vie alternative. Il problema è che, come quando fai una guerriglia, un conto è hai l'esercito, insomma, adesso che siamo in tema, l'esercito armato di carri armati e di lanciafiamme, eccetera, e da parte nostra abbiamo le armi, un coltello a serramanico. Quindi ovviamente potremmo serrare i ranghi e fare meccanismi di resistenza. La difficoltà è che le armi in mano agli altri sono talmente radicate, talmente, come dire, tentacolari, che poi diventa difficile riuscire a districarsene. Motivo per cui appunto il meccanismo sarebbe un'uscita nella foresta, vedo qua dei zapatisti. L'idea appunto di un'uscita nella foresta potrebbe essere un tentativo di svincolarsi dal meccanismo, un meccanismo da cui è difficile svincolarsi, perché ovviamente queste grandi strutture, oltre a mantenere il meccanismo distributivo, hanno un altro perno su cui, per dirla alla francese, tengono per le palle gli editori, che è il fatto del controllo del credito, perché ovviamente il distributore ovviamente ha il potenziale di poter avanzare il credito rispetto ai libri che vengono piazzati nelle varie librerie. Quindi l'editore ha in qualche modo l'impressione di avere una botta di ossigeno quando gli arriva il fatturato mensile del distributore, senza contare poi ovviamente che il distributore ha il ritorno dei resi con cui poi fa la media, e c'è questo gioco di dumping
praticamente fiscale e finanziario, motivo per cui in Italia si fanno più di 80.000 euro, circa 80.000 libri all'anno, perché l'obbligo di pubblicare tanto è per stare all'interno di questa specie di meccanismo di subprime in cui praticamente l'editore deve stare sopra il tasso di resi che gli viene, come dire, fatturato ogni mese. Non so se il meccanismo è chiaro, ma è una sorta di strozzinaggio organizzato in maniera, un racket praticamente legalizzato su scala nazionale. Non so, in sintesi, poi...